È cambiato tanto. Io adesso mi ricordo che, per fare un esempio, l'anno scorso ho fatto la conferenza dopo Monopoli e quest'anno la rifaccio. E penso che sia l'esempio di cosa è cambiato, nel senso che se pensiamo alla partita dell'anno scorso a Monopoli e pensiamo a quella di quest'anno, ci sono un bel po' di differenze, per fortuna positive, e quindi siamo contenti. È cambiata tanto la mentalità, è cambiata lo spirito che c'è qui al campo, tutti gli allenamenti, tutti i giorni. Stiamo bene insieme, ci divertiamo e ci alleniamo nella maniera più giusta possibile. Ecco. I secondi anni nelle varie squadre in cui sono stato sono sempre andati meglio. Poi dopo non è una cosa automatica, perché non è che perché sei già insieme da un anno, allora per forza le cose vanno bene. Siamo stati bravi noi ad affrontare un periodo travagliato, perché non lo nascondiamo che è stato un periodo travagliato per tutti. Però proprio in questo momento siamo stati bravi a compattarci, a trovare lo spirito giusto, e poi sicuramente siamo stati fortunati a trovare un mister come Pace, che ci ha messo tanto del suo per tirar fuori veramente lo spirito giusto da questa squadra e per darci una mentalità che secondo me ci porterà lontano. Tante volte un calciatore comunque. Parlo per me, ma parlo in generale per un calciatore, ha bisogno di un ambiente giusto e di un contesto giusto, ecco, mettiamola così. E io credo che in questo momento per chiunque sia facile far bene nel Teramo in questo momento. Speriamo nel vedere al massimo possibile della capienza che c'è in questo momento, di riempire la capienza che ci concedono. Sarebbe già un passo importante per incominciare a riassaporare un po' quello che può essere un'atmosfera di uno stadio con della gente. Sicuramente è strano, anche se purtroppo cioè ci stiamo quasi abituando a giocare in stadi senza pubblico. Forse questo è il brutto che sta succedendo, che mi ricordo le prime partite che facevi senza pubblico, era una roba stranissima. Adesso sembra quasi normalità, La quindi normalità. mi auguro che al più presto si possa rivivere una partita con in più quell'atmosfera lì, ecco.